Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di argomenti veramente interessanti, sempre legati all'intelligenza artificiale. Se sei uno spettatore abituale di questo canale, saprai bene che abbiamo già realizzato diversi contenuti per quanto riguarda l'utilizzo di ChatGPT, di Google Bard, come questi qui. Ad esempio, qui abbiamo visto come realizzare dei reel velocemente. Di qua abbiamo visto quanti post possiamo andare a realizzare in pochissimi minuti e poi abbiamo anche l'utilizzo, come abbiamo detto adesso, di Google Bard, oltre che di ChatGPT. Ma chi più ne ha più ne metta, oggi andremo a vedere come dare voce ai nostri reel. Quindi andiamo a vedere bene qual è l'uso dell'intelligenza artificiale che può dare voce ai nostri pensieri. Quindi qual è lo strumento adeguato se dobbiamo far parlare i nostri reel al posto nostro. Andiamo a vedere adesso come. Sto realizzando questo nuovo contenuto da una nuova location che vi svelerò a breve e anche questo avrà una sua storia, quindi sono particolarmente contenta e entusiasta di tornare alla creazione dei miei contenuti da un nuovo posto. Entriamo nel tutorial e vediamo. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale, di metterci un like e magari di commentare il video. Questo ci permetterà di arrivare a più persone e di continuare ad aiutarti con contenuti sempre più divertenti e accattivanti che possono esserti d'aiuto e magari risolvere delle problematiche che tu potresti avere in questo momento nel digitale. Quindi ti ringrazio per il supporto e ci vediamo all'interno del video. Ciao e bentornato in questa nuova lezione. Allora, oggi andremo a vedere effettivamente come creare dei reel a cui però daremo voce. Cosa significa? Significa che faremo leggere magari le nostre trascrizioni ai reel che andremo a realizzare. Perché? Perché così facendo non dobbiamo essere noi magari a fare le voci fuori campo, ma lasceremo che l'intelligenza artificiale possa dare voce ai nostri video. Sarà un video diverso dal solito perché sarà molto più lungo. Ho deciso di evitare le grandi velocità che ho inserito nei video precedenti, appunto perché comunque nei commenti mi avete detto che preferite la velocità normale. Quindi a tal proposito me la prenderò con calma, vi spiegherò proprio nel dettaglio tutto quello che andremo a vedere e nulla, andiamo all'interno del video. E partiremo proprio e niente, adesso andremo su ChatGPT, andremo a realizzare il solito elenco che poi utilizzeremo per andare a realizzare i reel e andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, primo step, andare su ChatGPT, formulare la nostra frase, in questo caso voglio fare un reel per spiegare 5 benefici sul perché il cliente dovrebbe affidarsi ad un social media manager, ok? Andiamo a creare la nostra base, ok? Per andare a creare il reel. Aspettiamo che ChatGPT ce la crei. Ed ecco qua che abbiamo il nostro elenco puntato. Ora, come al solito, apriamo o un Drive o un Excel. Ok, dove andiamo a pubblicare quelle che sono le frasi generate dall'intelligenza artificiale. Andiamo, copiamo la prima. Ok. La modifico e scrivo 5 benefici per cui il cliente dovrebbe affidarsi a un social media manager che è più performante. E qua torniamo su ChatGPT, esperienza e competenza. Andiamo. La faccio molto breve in realtà. Copio le prime frasi. Ok. Questa mi piace tutta, quindi. Ok, perfetto. Andiamo qui. Crescita engagement. Potresti anche copiarlo direttamente tutto, come ti faccio vedere negli altri video che ti pubblico in questo momento qui di lato.
in modo tale che puoi vedere come realizzare i caroselli, come realizzare i reel e come realizzare i post, sempre con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Come abbiamo fatto vedere all'inizio, ci tengo a farti vedere che puoi creare quanti più contenuti possibili, cercando effettivamente di ottimizzare i tempi grazie all'intelligenza artificiale. Allora, adesso che abbiamo copiato tutto, ok, quello che dobbiamo andare a fare, vediamo un po' la sua esperienza, ok, quello che dobbiamo andare a fare è creare un PDF, ok, o meglio un file CSV. Troviamo il foglio di lavoro, lo mettiamo, in questo caso io lo metto sulla mia bacheca, sulla scrivania, e torno su Canva, ok? In questo momento adesso cosa noi dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a creare i nostri progetti, in questo caso un progetto nuovo. Io voglio creare un modello nuovo, vado su Reel Instagram, ok? Creo un modello da zero. Perfetto. Vado a scegliere video, ad esempio social media manager. Imposto come sfondo e scelgo il testo. Vado a scegliere il font che mi può piacere di più. Vediamo, vediamo, ma proviamo questo qua. 5. Proviamo, eh. Facciamo un test, poi possiamo sempre modificarlo. Per affidarsi che ti porterà. In social media. Ok, questo effettivamente fa un po' pena questo testo, quindi cosa facciamo? Nel frattempo ti faccio vedere anche come modificare i testi, che non è mai scontato. Ok, a me piace tantissimo. Beh, mettiamo lato, va. Ok, perfetto. Un font abbastanza fresco per me. Ok, quindi lo mettiamo sotto. Io preferisco sempre metterlo sotto, forse non, neanche più di tanto, perché altrimenti poi su Instagram soprattutto si trasforma un po'. Ok, allora andiamo su effetti. Mettiamo questo qui nero. Il resto del testo lo mettiamo bianco e social media manager cambiamo. La scritta, puoi mettere quello che preferisci in questo caso, perché no? Possiamo metterlo così. Facciamo un test. Allora, io metterei 5 secondi, ok? Metterei un'animazione, il mio preferito è macchina da scrivere, per chi frequenta i miei video lo sa molto bene. E adesso iniziamo a trascrivere i contenuti che abbiamo salvato. Anche qui mettiamo un testo. Wow, perfetto. Mettiamo sempre il lato come trascrizione. Questo lo eliminiamo. E qua cosa fare? Una volta che noi abbiamo la parola, ok, dobbiamo andare
Perfetto, una volta che hai cambiato il font, andiamo su App. Andiamo su Crane Blocco, si aprirà questa schermata e noi andremo a caricare i dati, ovvero il file che ho salvato sulla scrivania. Foglio di lavoro, ecco qua. I 5 benefici perché un cliente dovrebbe affidarsi a un social media manager. Connettiamo i dati, ok, che è questo qui. Ci assicuriamo che tutte le frasi siano selezionate e andiamo a generare i 5 progetti. Lo facciamo caricare ed ecco che si apre una ripetizione di quello che abbiamo fatto. Ora, potresti tranquillamente creare la prima schermata e fare crea in blocco, ma io volevo avere il primo file, dopodiché eliminerò tutte le pagine uguali alla prima slide, perché andrò a lavorare sulle copie. Ok? Perché effettivamente sono è nella seconda slide che noi troviamo i 5 elenco puntati. Adesso vediamo. Ecco qui. Questa è la prima. Questa è la seconda. Quindi ci assicureremo di ridurre il testo. Allarghiamo ovviamente. Vediamo qui, questo abbiamo creato una grandezza 56, anche questo andremo a trascrivere 56 e magari lo ridurremo finché riusciremo. Ok? Anche questo per velocizzare. Perfetto. Idem questo qua. Ti faccio vedere proprio tutti i passaggi che faccio io, in modo tale che così almeno non hai problemi quando andrai a ricrearlo. Una volta fatto, ecco qui che dobbiamo andare a capire come strutturare il nostro reel. Quindi abbiamo fatto la prima slide, 6 secondi, perfetto. Ora andiamo a strutturare questo. Esperienza e competenza. Abbiamo scelto il video, possiamo metterlo assolutamente in grassetto e possiamo andare a tagliare. Ok, queste frasi. Perfetto, qui. Duplichiamo, ok, la seconda slide e incolliamo quello che abbiamo tagliato. Quindi mettiamo il titolo e la descrizione. Ora dobbiamo andare a cambiare. Sempre social media manager e vediamo cosa mettere. Perfetto. Mi raccomando, scegliete sempre l'animazione. Ok, perfetto. E abbiamo il reel. Dopodiché la stessa cosa andremo a farla con questa, con la seconda. Però la seconda, innanzitutto ci conviene cambiare il video, perché così non ci confondiamo. Guarda, ti consiglio, già che ci siamo, cambiamo tutte le slide subito, in modo tale che poi possiamo andare effettivamente a lavorarci senza confonderci. Anzi, è la prima cosa che ti consiglio. Quindi, la prima slide, esperienza e competenza. Un social media manager ha una conoscenza approfondita delle varie piattaforme social e loro specificità. Ed ecco che lo sfondo, infatti, abbiamo messo le pagine social. Ora, risparmio e tempo. Andiamo a duplicarla. Ok? In questa lasciamo il titolo. Ingrandiamo il font. Lo mettiamo in grassetto. Risparmio di tempo.
Ops, abbiamo messo prima il titolo e poi la descrizione. Qui andiamo a togliere il titolo, ok? Però ci rendiamo conto che è troppo lungo, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare alcune frasi. Ok? Io vi consiglio di lasciare delle micro descrizioni, perché l'intelligenza artificiale dovrà leggere il nostro contenuto. Quindi andiamo a duplicare nuovamente e ad incollare la frase tagliata. Ok? Già meglio. Cosa succede però? Che dobbiamo andare effettivamente a sostituire quelli che sono i video. Perfetto. Lo facciamo per tutti i video che siamo andati a creare. Ok? Così abbiamo effettivamente il nostro reel. Ora, una volta che l'avete fatto per tutte le slide, non vi faccio vedere come si fa perché altrimenti veramente, ragazzi, arriverà un tutorial di un'ora. Ma io vi assicuro che se voi lo fate per tutte le slide, guardate adesso come viene. Ok, perfetto. Questa è la base di quello che stiamo creando. Possiamo anche accorciarlo perché questo avete visto che è un po' lento, quindi possiamo velocizzarlo a nostro piacimento. Ok? Ora dobbiamo andare invece sulle applicazioni. Dobbiamo recare quindi in una nuova sezione dove ci sono le AI. Allora, qui dobbiamo andare a cercare l'applicazione che ci interessa per poter far parlare il nostro video. Quella che preferisco è iWoW. Dovete configurarla, quindi vi farà uscire praticamente dal video, come potrai vedere qui. Adesso te la metto la sezione per vedere come installarla e poi torneremo alle slide e le faremo parlare. Ora che hai visto come installarla, andiamo a scegliere la nostra lingua. Andiamo su italiano. A seconda della voce che vuoi inserire, potrai scegliere. Quindi, se vuoi magari una voce femminile, Ciao, posso leggere qualsiasi testo di GTQ? puoi andare anche a provare la voce che preferisci. Puoi Ciao, posso leggere qualsiasi testo di GTQ? scegliere voci più datate. Ciao, mi chiamo Giorgio. Leggerò qualsiasi testo che digiterai qui. Voci più Ciao, posso leggere acute. qualsiasi testo di GTQ? Scegli tu quello che preferisci. In questo caso, magari io potrei mettere tranquillamente una voce femminile. Ciao, mi chiamo Bianca e posso leggerti qualsiasi testo tu mi scriva. Magari scegliamo Isabella, è la prima. Allora, e qui va messo il testo che dobbiamo far leggere, quindi 5 benefici per affidarsi ad un social media manager. Che poi così, ragazzi, sinceramente non è che mi piace grammaticalmente questa frase. 5 media perfetto. Ora, quello che potete vedere è che io ho solo 742 crediti. Cosa vuol dire? Che ho pochissimi caratteri per poter far parlare i miei video. Cosa vuol dire? Cioè, per andare ancora di più sul tecnico e semplificarvelo. In pratica, quando fate l'iscrizione, se non sbaglio, qui ci sono 1500 caratteri, quindi io sono già a metà. Cosa vuol dire? Vuol dire che più video faccio parlati, ok, trascrivendo qui praticamente i caratteri e meno ne avrò a disposizione gratuiti. Infatti, in questo momento, se io vado a generare audio, vediamo cosa succede.
Perfetto. Adesso siamo scesi a 792 caratteri che abbiamo ancora a disposizione gratuitamente. Manager. Adesso ascoltiamo il video in modo tale che vediamo com'è andata la generazione dell'audio. 5 benefici che ti porterà un social media manager. Perfetto, ecco qua. Dovresti adesso duplicare questa funzione per tutte le slide in modo tale da farlo parlare liberamente. Piccolo disclaimer, non ti mostrerò proprio nel dettaglio come farlo slide per slide perché, dato che abbiamo detto che i crediti al momento sono gratuiti, vorrei poter utilizzare gli altri crediti che mi restano per altri progetti per testare ancora meglio l'intelligenza artificiale e quindi magari potrai vedere come funziona su questa slide e poi tu potrai fare a piacimento come vorrai una volta che hai capito il funzionamento. Una volta che avrai fatto questo lavoro slide per slide, tu avrai un reel che parlerà da solo. Spero che questa lezione ti sia piaciuta, spero che possa esserti d'aiuto. Prima di lasciarti, ti ricordo che sul nostro canale puoi trovare tutti i video sull'intelligenza artificiale. Quindi puoi andare sulla sezione del mio canale, andare su video Ciao, sono Giada Musini. e cercare la playlist che parla dell'intelligenza artificiale, questa qui, dove potrai guardare come utilizzare Google Bard, creare reel, creare dei post con Canva e tutto quello che riguarda il social media marketing. Per aiutarti magari a espandere un pochino le tue competenze e con questa lezione ho terminato, ci vediamo nel prossimo video.